Nelle volte precedenti ci siamo occupati dei trattamenti timbrici ottenibili con la modulazione di frequenza sia in regime lineare che in regime esponenziale. Rimane aperta una questione abbastanza drammatica, che è quella relativa alla modifica dello shape grafico della forma d'onda, ovvero sia c'è un'equazione abbastanza sottovalutata da parecchi musicisti che recita più o meno così: modificando la sagoma, il disegno, l'aspetto grafico della forma d'onda, se ne modifica il contenuto armonico, cioè il suono, ovvero il timbro. E allora, se il sistema che abbiamo a disposizione, analogico o digitale che sia, permette di intervenire sul profilo della forma d'onda, cioè sullo shape, sicuramente io avrò dei suoni diversi da quelli che erano ottenibili normalmente dalla stessa forma d'onda, cioè dallo stesso generatore. È un sistema che merita di essere approfondito perché a parità di acquisto, ovvero sì, avendo pagato un solo oscillatore, si può ottenere una quantità di timbri superiore a quella che originariamente era prevista dalla macchina stessa. Vediamo com'è. Utilizziamo per i primi esperimenti un modulo di clipper, ovvero sia un distorsore, uno squadratore, che interviene sul segnale fornito da un oscillatore sinusoide. È possibile, come vedremo in pratica tra poco, controllare la squadratura tanto nel quadrante positivo quanto nel quadrante negativo della sinusoide e parallelamente sottoporla a un procedimento di rettifica, ovvero sia annullare le componenti positive o negative e quindi avere un riscontro preciso nel comportamento tanto audio quanto di modulazione. Quella che vedete e che ancora non ascoltate, tra poco la sentirete e rimpiangerete il silenzio, è una sinusoide più o meno pulita prodotta dal sintetizzatore che verrà sottoposta all'operazione di clipping, ovvero sia alla squadratura dei suoi lembi estremi di ampiezza. Procediamo a squadrare progressivamente il segnale. Il risultato timbrico è molto assimilabile a quello ottenibile con un'onda prima quadra e poi rettangolare. Il comportamento del clipper può essere sintonizzato su un intervento esclusivo della parte positiva o negativa. Vediamo le due possibilità. Soltanto intervento positivo. Soltanto intervento negativo. Ovviamente dopo un po' sopraggiunge la noia, nel senso che quale che sia la timbrica realizzata, sia essa sinusoide pura o clippata in un certo intervento, ciò che la rende noiosa è il fatto che non cambia mai. Ci serve quindi la possibilità di un controllo dinamico sulla squadratura del segnale, ad esempio controllando l'andamento del modulo clipper con un segnale di saturazione e di controllo sulla saturazione ottenibile ad esempio da parte di un LFO. La ciclicità che in questo modo otteniamo garantisce un andamento meno noioso, non per questo tollerabile per lunghe distanze, ma meno noioso a un primo impatto. Anche in questo caso è possibile controllare l'intervento solo sul quadrante negativo, o solo su quello positivo, o su tutti e due. Aumentando la frequenza dell'oscillatore che controlla la modulazione, si ottiene un incremento nell'alternanza.